Il calcio è passione, lo sa bene anche Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, che è collegato con noi questa mattina. Buongiorno presidente Zamparini. Buongiorno a tutti voi. È passione anche per i presidenti, perché lei davvero ha speso molto, e non parliamo soltanto di denari, per il suo Palermo. Ma sicuramente è una passione che mi porto fin da ragazzo, è una passione che costa molto, ma dà tante soddisfazioni, anche alle volte tante negatività, però insomma questo è il calcio. Certo, lo 0-0 con il quale si è chiusa la gara di Firenze tra Fiorentina e Palermo significa molto per il Palermo. Siete tranquilli? Siete più tranquilli? No, non siamo tranquilli, perché mancano ancora le ultime partite. Naturalmente abbiamo visto il Verona ieri con che spirito ha affrontato la Juventus, per cui noi dovremmo fare un'ottima prestazione per salvarci. E naturalmente a noi ieri è andato tutto liscio, perché la Lazio è andata a vincere a Carpi. Ma è chiaro, forse dobbiamo aspettare ancora una settimana prima di fare bilanci, di tirare le somme del campionato del Palermo, ma c'è una cosa, la prima che le viene in mente, che non le è piaciuta di questa stagione del Palermo? Ma è stata, come ho detto tante volte, una stagione paradossale, dove non solo per colpa mia si sono succeduti dei cambi di allenatori, 4 allenatori, 5 allenatori, per cui io ne avevo cambiato solo uno, che era Ballardini, ha sostituito Iachini, poi sono successe delle cose fuori dalla mia portata e fuori dalla mia volontà, come quella dell'esonero praticamente di Ballardini in TV da parte del nostro portiere Sorrentino, poi la fuga di Schelotto, che ormai era già diventato il nuovo allenatore del Palermo, perché il Boca l'aveva chiamato, e poi tutto di conseguenza. È stata una cosa paradossale, per cui ritengo veramente un miracolo che il Palermo quest'anno si sia salvato, e grazie ai ragazzi, grazie a Ballardini, che nelle ultime partite hanno dimostrato come si possa ricompattare e come i valori tecnici possono tornare fuori. Lei nei giorni scorsi aveva lanciato dubbi e insinuazioni piuttosto pesanti su alcuni risultati poco chiari nelle ultime zone della classifica, in zona salvezza, chiamando proprio in causa il Carpi. Ieri Castori, il tecnico del Carpi, ha detto: noi siamo una delle poche squadre pulite del campionato, quindi anche lui non ci è andato leggero. Conti fatti, rifarebbe quelle accuse? È cambiato qualche cosa oppure no? Ma io non ho fatto delle accuse, io sono 35 anni che sono nel calcio, sono maliziato come voi, per cui a un certo momento ho solo tirato sulla tensione, la tensione delle ultime partite, per fare molta attenzione, cioè che non cadesse l'attenzione di tutti su quello che sono dei traguardi importanti come la salvezza, non c'è solo lo scudetto, e noi sappiamo benissimo quello che è successo in campionati negli anni passati, no? È che noi dopo Calciopoli siamo diventati tutte vergini, insomma bisogna fare molta attenzione. Ho anche fatto un invito al designatore arbitrale a pensare che appunto le lotte per la salvezza sono molto importanti, quando sono finite quelle dello scudetto, di mandare gli arbitri più in forma in questo momento, e infatti lo hanno fatto, perché se lei va a vedere chi ha arbitrato ieri Carpi, chi ha arbitrato ieri con l'Atalanta, chi ha arbitrato ieri il Palermo con la Fiorentina, erano gli arbitri più in forma di questo momento. Io faccio le felicitazioni al designatore per aver prestato questa attenzione. Furbescamente ho solo messo naturalmente in evidenza una situazione che andava parametrata, guardata con occhi ben vigili, data la mia esperienza, e sono contento che sia stato fatto.